Allora, dicevamo, entriamo nel vivo iniziando ad affrontare il primo passaggio, no, di quelli che ci siamo dati, gli obiettivi che ci siamo appena dati, che è quello di provare a impostare delle applicazioni Java che siano un minimo guardabili e quindi siano normali applicazioni desktop, no, che potete usare sul vostro computer. Un pochino è anche questo lavoro che facciamo, è anche un po' in parallelo a ciò che fa il professor Lioi col suo corso di reti di calcolatori e programmazione web, se non ricordo mai esattamente il titolo perché è troppo lungo, dove anche lì imparerete a fare anche semplici siti web, quindi applicazioni desktop e siti web sono di fatto le due tipologie, diciamo, di base, no, di applicazioni che poi vedo che nei tirocini vi fanno, su cui vi fanno anche lavorare nei tirocini. Allora, noi come libreria grafica, tra le tante librerie grafiche che offre l'ecosistema di Java, abbiamo scelto questa JavaFX, scritta JavaFX, ma si legge FX, che è particolarmente, diciamo, secondo me, semplice e snella da usare, quindi si fa in modo molto rapido anche un'interfaccia grafica di questo genere. Chiaramente noi non stiamo pensando a interfacce grafiche super fighe da videogiochi, ma quelle bellissime interfacce noiosissime da gestionale, no? In cui c'è tanti numeri, tanti bottoni, tante caselle, però vi appassionano così. E no, perché poi purtroppo sono quelle che servono, siamo così in ambiente enterprise. Allora, come si costruisce un'interfaccia di questo genere provando a vederla con gli occhi di questa libreria grafica JavaFX? Questa è una finestra che avete sul vostro computer, che è composta di varie parti. Okay? Le parti che qua ho evidenziato in colore che sembra giallo sono gli elementi più semplici della pagina. Quelli che in gergo, in generale, dell'interfaccia grafica si chiamano widget, cioè oggettini. Ogni interfaccia grafica è composta da tanti di questi elementi che noi riconosciamo facilmente. Cosa abbiamo? Abbiamo un bottone, abbiamo una tendina, un menu tendina, abbiamo un'etichetta, abbiamo un titolo del testo, anche il testo stesso, abbiamo una casella di testo grande, eccetera. Sono tutti gli elementi dell'interfaccia utente che vi trovate dappertutto, vi trovate nei programmi su PC, vi trovate sui siti web, vi trovate nelle applicazioni mobili. Alla fine noi abbiamo un ventaglio, no, di controlli possibili, di elementi di controllo possibile, che sono sempre gli stessi, si ripetono, no? Le caselline di spunta, i bottoncini, eccetera, eccetera. Quindi un'interfaccia grafica è fatta di tanti controlli che nel linguaggio della libreria JavaFX si chiamano nodi. L'interfaccia grafica è fatta di tanti nodi. Alcuni di questi nodi sono nodi interattivi, altri sono invece nodi invisibili che ci servono per gestire l'impaginazione. Cioè, tutti questi controlli non sono messi a caso, ma sono messi in una certa posizione, incolonnati per righe, per colonne, con una certa spaziatura, un certo margine, eccetera. Quindi, in JavaFX noi descriviamo il contenuto e la struttura di un'applicazione grafica attraverso un albero di nodi. Adesso centriamo nel merito. Questi nodi sono, diciamo così, raccolti in un'unica scena, che è questa qui dipinta col bordo verde. Cioè, la scena è il contenuto della finestra che contiene tutta la nostra applicazione. La finestra stessa in JavaFX ha un nome diverso che si chiama stage. No, qui hanno voluto fare simpatici, hanno voluto usare un linguaggio teatrale in cui dice lo stage è il palcoscenico, cioè la finestra è il contenitore in cui va in scena la scena stessa, cioè il contenuto in questo momento che cosa ti sto visualizzando. Questa scena è fatta da un insieme di nodi che portano il contenuto vero e proprio. C'è questa lieve distinzione tra scena e stage perché lo stage, la finestra, è di proprietà del sistema operativo. Cioè, la fa Windows, la fa il Mac e crea una finestra vuota.
la scena, cioè il contenuto di questa finestra, la facciamo noi, la fa il nostro programma. Ok, quindi quando vedremo il codice tra un secondo, no, di un'applicazione JavaFX, la scena è già stata creata dal sistema operativo e noi dobbiamo pubblicare, scusate, lo stage è già stato creato dal sistema operativo e quindi di fatto non ci facciamo quasi nulla, semplicemente lo dobbiamo popolare con contenuto di uno stage. Dicevo i nodi, la pagina è fatta di nodi e questo è l'esempio sulla destra di una gerarchia di nodi che compone l'interfaccia che vediamo sulla sinistra. E questo è l'ambiente, tra l'altro c'è un editor grafico, SimBuilder è uno dei programmi che vi ho fatto installare, che ci permette di costruire questa interfaccia proprio in modo visuale, no? Così. Cosa sta dicendo? Proviamo a leggerla questa cosa. Sta dicendo, questa scena parte da una cosa che si chiama border pane. Che cos'è? È un contenitore, è un nodo contenitore, che è in grado di disporre i propri elementi che esso contiene, con un contenuto centrale e quattro contenuti laterali, alto, basso, sinistra, destra. In questo border pane, non importa se non capite tutto adesso, poi ci giochiamo, lo facciamo, quindi è solo per darvi un'idea di come si ragiona. Questo border pane ha quindi cinque figli, il top, il left, il center, il right e il bottom. Nel left c'è un nodo di tipo label, che è questo titolo qua. Nel left non c'è nulla, nel right e nel bottom non c'è nulla. Quindi di fatto noi abbiamo usato questo contenitore a 5 spazi e abbiamo riempito lo spazio di sopra e quello centrale. Quello di sopra col titolo, quello centrale con tutto il resto. Tutto il resto che cos'è? E tutto il resto comprende, vedete qua ci sono le label, label sono delle etichette, nodi label, che corrispondono a questo testo qua. Nodi choice box, poi noi useremo le combo box che sono più furbe, che sono queste due tendine. Nodi button, che sono questi bottoni. Un nodo text area, che è questo. Questo nodo, quest'area di testo ampia. Quindi noi ci immaginiamo la nostra interfaccia e la descriviamo mettendoci, diciamo, i nodi di controllo che costituiscono i vari elementi di questa interfaccia. E come fa l'interfaccia a sapere che questi qua sono allineati in orizzontale e quest'altro invece viene sotto? Attraverso un'altra serie di nodi di impaginazione, di layout. Ad esempio qua ce n'è uno che si chiama VBox, sta per vertical box, cioè scatole verticali, una sul, impilate in modo verticale. Questa VBox è quella che fa sì che la parte superiore sia sopra alla text area sottostante. E la parte superiore a sua volta che cos'è? È un grid pane, una griglia 3x2. Quindi questa parte superiore qui, dove ci sono i bottoni e le etichette, è contenuta in una tabella, una grid è in realtà una tabella, con tre colonne e due righe, e i bottoni sono incasellati all'interno delle celle di questa colonna, di questa griglia. Questa griglia a sua volta è sopra VBox, sopra la text area. Quindi noi ragioniamo per impaginare l'interfaccia non in termini di posizione assoluta, non stiamo dicendo questo bottone è a 22 pixel dal margine destro e a 316 pixel dal margine sinistro e a una distanza di 2 pixel da quello sopra, no, perché diventeremo pazzi se facessimo così, perché poi basta che uno ingrandisce un attimo la finestra e si spalla tutto. Ragioniamo in termini astratti, più alto livello, di quelle che sono le relazioni geometriche tra i vari elementi. Abbiamo dei nodi di tipo controllo, dei nodi di tipo layout che useremo congiuntamente per creare l'interfaccia. I nodi della libreria, nodi alla fine, scusate, non l'ho detto, sono classi Java. Classi Java all'interno della libreria JavaFX. Classi Java che discendono da una classe madre, padre, come volete, javafx.syn.node, questa è una classe astratta, da cui tutte le altre derivano come sottoclassi e ereditano tutte da lì. C'è una catena di ereditarietà abbastanza profonda
e chiaramente gli attributi che sono definiti su questa superclasse ve li trovate su tutti i nodi, quindi la maggior parte dei nodi ha gli stessi attributi. Chiaramente man mano che andiamo avanti avranno degli attributi specifici abbiamo dei nodi che sono di tipo control, che corrispondono agli elementi interattivi. Quindi tutti i nodi che sono figli di control, text input, choice box, menu bar, tutti i vari tipi di button, button, checkbox, toggle button, tutti i tipi di titoli, label, sono tutti figli di control. Quindi control, infatti prima quando colloquialmente diceva abbiamo dei controlli sulla pagina, non ho usato la parola a caso, ma perché sono tutti nodi figli di control, di tipo control. E poi ci sono i nodi figli di pane. Pane sta per pannello, chissà perché l'hanno chiamato così, e ci sono vari tipi di pannelli. Nell'esempio di prima avevamo visto la V-Box, abbiamo visto la grid pane, visto per modo di dire, la border pane. Sono nodi, come tutti gli altri, sono tutti figli di node, ma hanno uno scopo completamente diverso. Cioè mentre i controlli aggiungono un elemento effettivo sulla pagina, i pannelli, i pane, sono di per sé invisibili, ma raggruppano dei controlli o degli altri pannelli e ciascuno di questi pannelli ha delle regole di layout diverse. Quindi se voglio una certa serie di elementi della pagina impilati in modo verticale, creerò un V-Box e metterò i vari elementi come figli di questo V-Box. Questi elementi possono essere nodi, quindi o direttamente controlli, oppure a loro volta altri pannelli che conterranno a loro volta dei controlli e così via. E poi a parole è più contorto che non nella pratica con qualche esempio. Quindi noi ci concentreremo chiaramente su tutte queste classi, su quelli che sono appunto i controlli e i pannelli che ci servono per dare un minimo di layout decente alla pagina. Dovrei quest'anno riuscire a ricavare anche un po' di tempo, non li trovo qua, per la parte dei charts. Ecco qua, chart, i grafici, una cosa che gli altri anni non sempre riuscivo a fare. Quest'anno diciamo organizzati con le settimane dovremmo riuscire a fare qualcosina anche per visualizzare poi dei grafici sulla pagina. Chiaramente come tutto in questo corso nessuno si va a studiare a memoria la gerarchia dei controlli e dei nodi di JavaFX, ma dobbiamo sapere dove trovare la documentazione. Quindi c'è questo sito qua che è la documentazione ufficiale, e vedete che qua c'è una sotto, ingrandisco un pochino, un package controls che definisce tutti i tipi di controlli, bla bla bla, e poi qua ci sono tutti i controlli che possiamo usare, che sono predefiniti nella libreria JavaFX, così come c'era il modulo pannelli, dove era? Dove abbiamo ci sono tutte le classi per gestire il layout. E poi l'altra cosa, l'altro sito che vi ho segnalato qua è un sito che mette le stesse cose in modo grafico, no? Forse anche un po' più facile da consultare. Ad esempio, se vado qua dentro control, questa è la visione dei vari package Java, questa è un'immagine della gerarchia dei controlli. Ad esempio avevamo un combo box che mi fa vedere, questa è la documentazione ufficiale di Java, il Java doc della classe, direttamente nel contesto di questo grafico, insomma, di questa rappresentazione grafica che può essere comoda da consultare. Non spaventiamoci, alla fine useremo 5-6 controlli in tutto, impareremo a usarli, diciamo così, in modo abbastanza familiare, no? Però sappiamo che ci sono
Allora, com'è fatta? Data questo che è il modello concettuale dell'interfaccia, come è fatta un'applicazione JavaFX? Allora, per farlo magari vediamolo direttamente in Eclipse, no? Allora, ciò che abbiamo fatto, per facilitarci anche un pochino il lavoro, è creare una procedura guidata per costruire un progetto Eclipse che abbia già tutte le librerie che vi servono, che ci servono in questo corso. Ok? Quindi noi non faremo semplicemente nuovo progetto Java e poi ci devo aggiungere le varie librerie, ma seguiamo una procedura che adesso facciamo insieme, in cui andiamo a pescare uno scheletro di progetto che abbiamo preparato, che useremo per tutto il corso. Quindi immaginiamo di voler fare una prima applicazione, molto di esempio, no? In cui, che ne so, inserisco il nome e lui, quando schiaccio un bottone, mi scrive anche lui, buongiorno Fulvio, o qualcosa di questo genere, no? Una cosa molto semplice. Chiamiamola buongiorno. Allora, in Eclipse io creo un nuovo progetto andando non su nuovo progetto Java, ma vado sulla voce generica new project. E mi fa scegliere ovviamente quale tipo di progetto mi serve, e devo scegliere la voce Maven Project. Maven è un'infrastruttura dell'ecosistema Java, del mondo Java, sulla quale sono memorizzate tutta una serie di librerie, che poi, usando appunto Maven, che è un tool indipendente ma è integrato dentro Eclipse, si può scaricare e installare tutte le librerie che gli dico. Quindi io sto dicendo, guarda, scaricati un progetto e, diciamo così, inizializza questo progetto con una serie di librerie che sono descritte in un file di configurazione, come dice Maven, che all'interno listerà le librerie che mi servono. Quindi un progetto che non creo io come progetto semplice, ma che creo usando le indicazioni, le istruzioni che qualcuno ha preparato e l'ha pubblicata su questo sistema Maven, su questo sito Maven. Questo qualcuno è Alberto Monge, che conoscete mercoledì. Non ha fatto tutto Maven lui, ha fatto solo questo progetto qua. Quindi dico, un progetto Maven, e lui dice, sì, va bene, vabbè, questa finestra è inutile, e ci dice dove vuoi salvare nel workspace di default, va bene, non dobbiamo fare nulla. La pagina successiva è quella importante, che ci dice, va bene, tu vuoi crearti un progetto partendo da un progetto, da una, istruzioni presenti su Maven. Ma quali sono queste istruzioni? Perché ce ne sono milioni di progetti diversi da cui partire, che chiunque può caricare e condividere su questo sito Maven. Allora noi inseriamo qua TDP nel filtro di ricerca. La prima volta che lo inserite non vi compare subito il risultato, perché la prima volta che lo inserite Eclipse va a scaricarsi il catalogo di tutti i progetti. A me l'ha dato istantaneamente perché l'avevo già fatto nei giorni precedenti. Quindi la prima volta non è un problema se è un po' lento, ma poi dopo vedete che vi salta fuori subito. Quindi tra tutti i vari progetti ne abbiamo filtrato uno che si chiama TDP, e vedete che si chiama Alberto MR, Alberto Monge Raffaello, che l'ha fatto lui, che è l'archetipo, cioè lo scheletro di progetto JavaFX da usare nel nostro corso. Quindi facendo questo facciamo next, quindi è una procedura guidata di un progetto, facendo next mi crea il progetto di cui devo specificare il nome. Non ho ancora scritto il nome del progetto, non ho ancora deciso. Okay? Allora, mi chiede due dati. Il primo è un cosiddetto group ID, noi suggeriamo di avere sempre, come nei progetti che facciamo, usare sempre come prefisso del progetto e anche del package l'identificatore del corso, quindi sapete che i package normalmente si identificano con il nome del sito, del dominio dell'azienda, girato al contrario, no? Quindi diciamo TDP, polito.it, lo scriviamo it.polito.tdp, e il nome dell'artifact sarebbe il nome del progetto, chiamiamolo buongiorno. Quindi lui mi crea il progetto all'interno di un package che si chiama it.polito.tdp buongiorno.
Quindi qua è una nomenclatura un po' strana, parla di archetipo e artefatto, come se fossimo, diciamo così, dentro un sito archeologico, ma in realtà vuol dire semplicemente il template e il nome del progetto. Quindi l'unica cosa che dobbiamo inserire è appunto questo prefisso che manteniamo uguale per tutto il corso e poi il nome del singolo progetto. Fatto. Quando faccio finish, lui frulla un pochino, mi crea un progetto che si chiama Buongiorno, e dentro questo progetto cosa troviamo? Beh, innanzitutto, non ci serve subito, ma diamo un'occhiata a una cartella che si chiama Maven Dependencies, che sono tutte le librerie, tra cui molte vedete che si chiamano JavaFX qualcosa, le librerie che sono state automaticamente caricate dentro questo progetto da Maven, dall'indicazione dell'archetipo. Quindi abbiamo già qua tutte le librerie che ci serviranno anche più avanti nel corso. A me l'ha fatto subito il progetto perché ovviamente queste librerie le ho già scaricate prima, cioè non io, le ha già scaricate lui quando ho fatto un progetto di prova l'altra settimana, ho installato Eclipse per arrivare da voi con un progetto pulito. Anche qua, la prima volta che lo fate ci metterà un attimo di tempo perché tutte queste librerie se le deve andare a scaricare. Dopo che le ha scaricate una volta se le salva sul computer e la volta successiva le trova subito. Poi abbiamo due aree che si chiamano main java. Dentro questa cartella source main java abbiamo il nostro package buongiorno che abbiamo appena specificato, e dentro questo package buongiorno abbiamo tre file java. Poi c'è un'altra cartella di risorse dentro la quale c'è una sottocartella fxml che contiene un file syn.fxml. Allora, questi quattro file sono i quattro file su cui dobbiamo lavorare, che compongono la nostra interfaccia grafica, il nostro programma grafico. In realtà main.java non fa niente. Main.java semplicemente cosa fa? Chiama il metodo main di una classe che si chiama entry point. E quindi tutto il programma in realtà parte dal main di entry point, che è il programma vero e proprio. Perché abbiamo dovuto fare questo? Ma perché, di nuovo, con Java 11 il main vero e proprio non ha ancora accesso alle librerie JavaFX e quindi non partirebbe la versione grafica. Quindi abbiamo dovuto creare una classe finta che non fa nulla, che poi in realtà attiva la classe vera, quella che mi ha chiamato entry point, che è il vero inizio dell'applicazione. Se provate a fare il run di entry point vi dà un errore, dice non trova le librerie. Quindi dobbiamo comunque fare il run di main sapendo che in realtà non fa nulla. Quindi questa classe main non la tocchiamo mai, non ci serve. Ok? Chiudiamola. Noi facciamo run del main, ma in realtà il main passa immediatamente il controllo a questa classe entry point. E questa classe contiene le istruzioni per inizializzare una nuova applicazione grafica in JavaFX, che di nuovo sono sempre le stesse, quindi queste le toccheremo pochissimo. Però leggiamole per capire cosa succede. Allora, innanzitutto questo classe entry point, che è il nostro programma, alla fine parte da questa classe qua, la classe principale del nostro programma, extends application. E application, come si dice il tooltip, è javafx.application. .application, grande. Quindi, noi ereditiamo da una classe che si chiama application, della libreria JavaFX, che sa già fare tante cose. La classe application. E infatti noi all'interno di questa classe application andiamo solamente a ridefinire alcuni metodi. Il nostro programma principale, guardiamo il main cosa fa, il main non fa niente. O meglio, chiama un metodo che si chiama launch, e dove è definito questo metodo launch? Nella classe madre. Quindi, al di là del giro del main.java che ci siamo già dimenticati, un programma JavaFX cosa fa? Nel main eredita da application e chiama il metodo launch della superclasse application.
qui Eclipse lo fa vedere in corsivo per dire guarda che questo qua è un metodo ereditato, non è un metodo tuo. E cosa fa il metodo launch? Fa ciò che deve fare un'applicazione grafica. Contatta il sistema operativo, crea una finestra, predispone tutto. Dove questa frase predispone tutto comprende tante cose che non mi voglio, di cui non mi voglio interessare. E poi quando ha tutto, diciamo, predisposto, la classe application chiama il proprio metodo start. La classe application, essendo una superclasse, definisce tutti i metodi ovviamente. Il metodo start di default non fa niente, non è definito una superclasse. Infatti noi qua lo stiamo sovrascrivendo, ridefinendo. Come sottoclasse faccio l'override del metodo start della mia classe application. Quindi io nel mio programma chiamo il launch della mia superclasse. Quando la superclasse chiamerà il metodo start, quindi quando è tutto pronto per partire, in realtà il metodo start che sta chiamando è quello della sottoclasse, della mia classe, del mio programma. Quindi il vero inizio del mio programma è dentro questo metodo che si chiama start, che non parte subitissimo, parte dopo che è stato già inizializzato qualcosa da parte della classe madre. Il mio programma vive dentro questa classe application e ridefinisce il comportamento della classe application. È bello questo ridefinisce, lo vedremo più volte, perché vuol dire che tante cose le fa già in automatico. Io vado solo ad aggiungere ciò che mi serve. Ok, allora cosa devo fare all'avvio del mio programma? E vedete che riceve come parametro il mio metodo start un oggetto di tipo stage. Stage avevamo visto prima, avevamo condiviso prima il fatto che rappresentasse la finestra del sistema operativo, la finestra di Windows o la finestra di macOS, che quindi è già stata creata, non la devo creare io, è stata creata dalla superclasse application. E mi dice, ok, tu adesso ti ho fatto una finestra, fanne ciò che vuoi, mettici dentro ciò che ti serve. Cosa metto dentro una finestra? Metto una scena. Quindi devo creare un oggetto scena, e scene che cos'è? Ovviamente è un oggetto tipo JavaFX.scene.scene, eccetera, eccetera. C'è un po' di giri di ereditarietà. Creo una nuova scena e questa scena la imposto come scena contenuta nello stage. Quindi alla riga 21 è quando effettivamente sto inserendo nella finestra il contenuto del mio programma. Ho saltato le righe ovviamente, adesso ci torno. Alla riga 21 sto dicendo lo stage, cioè la finestra del sistema operativo. Il tuo contenuto adesso deve essere dato dall'oggetto scene, dall'oggetto scena. E la riga dopo, la riga 22, dice semplicemente questa finestra rendila visibile, perché finora era invisibile, è stata creata invisibile, no? Ma è un dettaglio. Quindi tutto il lavoro in realtà sta nel preparare l'oggetto scena che conterrà i nodi. Questo oggetto scena come viene creato? Lo creo qui, dicendo guarda, creiamo un nuovo oggetto scena che contenga dei nodi descritti da un albero di nodi, uno dentro l'altro. Abbiamo già visto prima, disegnato quella gerarchia di nodi che partiva in quel caso, nell'esempio di prima, da un border pane e andava giù giù con i VBox, con i grid pane, con i control, con i button, eccetera. Quindi avrò una struttura dati che contiene tutti i nodi incasellati ad albero e creo una scena passandogli il nodo radice di questo albero, il nodo principale, quello più in alto. Nell'esempio che abbiamo fatto prima era il border pane. Quindi, se io ho un insieme di nodi, una gerarchia di nodi, JavaFX, che descrive un'interfaccia, posso costruire un oggetto scena partendo che contiene questi nodi. Questo oggetto scena lo metto poi in pista sullo stage e l'applicazione parte. Queste sono operazioni che faccio sempre uguali, quindi anche qua sono righe di codice che non dovrò toccare. Quindi lo stage
mi arriva già fatto. La scena, beh, basta crearla con new e passargli la radice della gerarchia di nodi. Quindi, boh, sono operazioni già fatte, non ci dobbiamo preoccupare. Ci dobbiamo preoccupare ovviamente dei nodi da metterci, cioè cosa ci metto io dentro questa interfaccia? Allora, questi nodi sono tutte classi Java, quindi potrei mettermi lì a fare new button, new grid pane, new e creare tanti oggetti e li collego tra di loro. In realtà nell'ecosistema JavaFX hanno definito un linguaggio che si chiama FXML, che è un gioco di parole tra FX di FX e XML, perché il formato del file in cui è descritto è un formato XML, che è apposta per descrivere la gerarchia di questi nodi. Allora, se io voglio vedere, infatti qua abbiamo questo file scena.fxml nel nostro progetto, che come vediamo viene caricato alla riga 15. Sto andando a ritroso, no? Io avevo creato alla riga 17 una nuova scena passandogli un nodo radice, il nodo principale di una certa albero di nodi, una certa gerarchia di nodi, e questa gerarchia di nodi, adesso vado a vedere da dove l'ho tirata fuori, da una classe che si chiama fxmlloader, che è un metodo statico load, a cui ho passato questo file scena.fxml. Quindi questo fxmlloader che cosa fa? Prende la descrizione di un'interfaccia grafica scritta in questo formato fxml, crea lui le classi Java, le collega già in modo gerarchico e mi dà il riferimento all'oggetto principale, a quello più in alto, che posso usare direttamente questo root per creare la scena. Allora, il mio problema adesso è creare questo file. Se io riesco a creare questo file scena.fxml, questo classe loader è in grado di leggere, interpretare, capire questo file, crearmi i nodi e io sono a posto. Questo file scena.fxml lo posso aprire dentro Eclipse e è una roba così. È ovviamente un file fxml, quindi ha vari tag di apertura e chiusura, non so se avete già sentito parlare di fxml, di XML, ma è simile all'HTML. Però riconosciamo border pane, riconosciamo HBox, quindi un border pane che contiene un HBox, che contiene un bottone, che contiene un'etichetta, attraverso delle regole di annidamento. La cosa buona è che noi non dobbiamo scriverlo a mano questo file, ma possiamo usare quel programma Scene Builder che ce lo permette di editare in modo grafico. In particolare io posso aprire lo Scene Builder che è un editor di interfacce grafiche JavaFX e posso aprire quel file fxml. Allora, dov'è quel file fxml da aprire? Devo andare a capire dove ho salvato il workspace di Eclipse, quindi Eclipse è finito. Aspetta, questo è un file normale dentro il progetto, ok? Dentro la mia cartella di progetto. Questa cartella di progetto l'avrò salvata da qualche parte, se non mi ricordo dove vado nelle proprietà del progetto e me lo dice. Quindi questa qua è il percorso in cui ho salvato il progetto. Copia. Prendo Scene Builder, poi vi faccio vedere la scorciatoia, però apro per dire che non c'è nulla di magico. Vado nella cartella di progetto, sorgenti, main, risorse, fxml, scena. Navigo le cartelle del progetto, se solo ricordarmi dove ho messo il workspace in modo da ritrovarlo. Okay? Se faccio open, apre in modo grafico il contenuto di quella scena. Qui sulla sinistra in basso vediamo la struttura di questa scena, in questo caso che è l'fxml che abbiamo messo di default nel nostro progetto, no? Quello che viene creato automaticamente da me. C'è un border pane che contiene al suo interno un hbox
che contiene un bottone e un'etichetta. In realtà l'etichetta sì, c'è, è qua, ma è vuota, è invisibile. Quindi al centro vediamo il preview, l'anteprima della nostra interfaccia. A sinistra, in basso, vediamo la gerarchia dei nodi che stiamo creando. A sinistra, in alto, abbiamo la libreria di tutti i componenti che possiamo usare. Container sono quelli che prima chiamavamo i pane, i pannelli, i vari contenitori, i vari modi di... Sono tutti nodi invisibili che però determinano come vengono impaginati i nodi interni. E controls sono tutti i nodi di controllo. Vediamo il primo in ordine alfabetico, è button. Quindi noi andiamo a pescare da queste due, da questa libreria, i componenti che ci servono, li trasciniamo nell'interfaccia, li possiamo trascinare, se io voglio aggiungere un bottone lo posso trascinare sia, sia nella parte, nell'interfaccia grafica, sia nella gerarchia sotto, forse è meglio nella gerarchia perché capisco un po' meglio dove viene inserito. E le due versioni sono ovviamente sempre allineate. Ok, quindi costruire un'interfaccia significa popolarla, popolare questa gerarchia dei nodi che mi servono per costruire l'interfaccia che voglio. Togliamo un po' di cose perché adesso sono diventate illeggibili perché c'è troppa roba. Sulla destra, sulla colonna di destra, abbiamo tutte le proprietà del nodo attualmente selezionato, che può essere sia un controllo che un contenitore. Quindi le possiamo modificare, farlo più grande, più piccolo, cambiare il testo scritto, eccetera, eccetera. Queste proprietà, la cosa interessante è che questo qua non è altro che un editor di informazioni che corrispondono al 100% con le classi Java. Cioè quando io lì ho un oggetto che si chiama button da mettere nell'interfaccia utente, vuol dire che nella libreria JavaFX c'è una classe Java che si chiama button. E le proprietà che ha questa classe button sono esattamente queste. Quindi quando qua io vedo che c'è una proprietà che si chiama font o che si chiama text, vuol dire che io quando nell'interfaccia dovrò agire sull'interfaccia grafica, saprò che avrò un oggetto di tipo di classe button che avrà un set text e un get text per leggere e modificare la proprietà che si chiama text. Saprò che avrà un metodo set visible e un get visible per andare a modificare la proprietà visible di questo nodo. Quindi ciò che vediamo qua è anche una vista, diciamo così, intuitiva dell'oggetto e delle sue proprietà. Questo oggetto ha decine e decine di proprietà, noi ce le vediamo organizzate qua. Qui ovviamente impostiamo le proprietà che l'oggetto deve avere quando l'applicazione parte, cioè nel file fxml che viene letto. Ma poi tutte queste proprietà potranno essere lette, scritte, aggiornate, modificate dal mio codice Java. La label che c'è qua dentro, invisibile, adesso non c'è niente dentro. Perché magari è uno spazio dove voglio far comparire un messaggio più avanti, un messaggio di conferma, un messaggio di errore. Ma come faccio a far comparire un messaggio? Non posso fare print con un'interfaccia grafica, ma avrò un nodo che contiene del testo che inizialmente non contiene nulla oppure contiene qualcosa ma non è visibile, è una proprietà visibile, e il programma a un certo punto cambierà il contenuto e o lo stato di visibilità di quel nodo e quindi fa comparire una scritta. Adesso ci arriviamo. Tutte queste proprietà sulla destra sono divise in tre blocchi, proprietà generiche, principali, proprietà di layout, quindi margini, distanziamenti, bordi, eccetera, eccetera, perché ogni nodo subisce il layout dei contenitori che gli dicono dove mettersi, però internamente anche lui è allineato a sinistra, allineato a destra, in alto, quindi possiamo andare a controllare queste parti. E poi una terza parte che si chiama code, che sono le proprietà con cui questo oggetto interagisce col mio codice, col resto del programma Java, che chiaramente sono quelle che ci interessano, le prime due o tre di queste.
ad esempio il bottone, vedete che se io cambio oggetto le proprietà cambiano perché sono oggetti diversi della mia albero di ereditarietà dei nodi. Quindi in particolare un oggetto button ha una proprietà onAction che dice cosa deve fare quel bottone quando lo premo. Un testo non ha nessuna proprietà onAction perché un testo non è qualcosa su cui puoi cliccare. Quindi le varie proprietà degli oggetti cambiano in funzione del tipo di oggetto, cambiano leggermente in funzione del tipo di oggetto grazie a quella grossa albero di ereditarietà che vi ho fatto vedere prima. Allora, cosa succede? Io poi ho fatto un'altra operazione a livello di sistema operativo Windows, ho associato all'estensione fxml il programma SimBuilder, per cui quando faccio doppio clic su un file fxml mi apre in automatico, adesso era già aperto, quindi mi apre in automatico quel file dentro SimBuilder. Vediamo se funziona. Eccolo qua. Però questo non c'entra con Eclipse, non c'entra con nulla, semplicemente a livello di esplora risorse di Windows, associo l'estensione apri con, no, sul file XML andando a cercare l'eseguibile di SimBuilder che ho appena installato. Ci sono nel documento le istruzioni per farlo. Ok, questo è un po' l'anatomia, no, del progetto. Quando parte cosa fa? Quando parte io vado su main, faccio run e in questo caso parte questo progetto qui con questa finestra che ha un bottone con scritto click me, che è la stessa di prima, però nello SimBuilder lo vedevamo come preview, come anteprima. E questo bottone c'era, ma non era cliccabile. Cioè, se ci va sopra la vado a modificare, anzi, modifico il file fxml sottostante. Dentro SimBuilder c'era anche una preview, che mi fa un'anteprima dell'interfaccia in cui posso far finta di cliccare su questo bottone. Questo bottone sa di essere un bottone, quindi sa fare le cose da bottone. Sa cambiare leggermente colore quando gli passi sopra, sa cambiare sfondo quando lo premi, si comporta da bottone, no? Perché lui si comporta da bottone? Perché è quello che dicevamo prima, la classe application sa già tante cose. Sa cosa vuol dire spostare il mouse, spostarlo su un controllo, ogni controllo sa come comportarsi quando viene cliccato, quando viene selezionato, eccetera. Ovviamente, essendo questo un'anteprima, io posso cliccare finché voglio e non succede nulla. Nell'anteprima vedo i comportamenti innati, predefiniti, dei vari controlli. Vedo come si comportano. E quindi ho un'interfaccia che non sa fare nulla, ma sa fare solamente le cose di base, che tutti i bottoni sanno fare, tutte le caselle di testo sanno fare, eccetera. Ma mi serve già per provare per poterla testare, poterla capire. Se invece apro l'applicazione vera e propria, quella che ho fatto a run, cliccando il bottone fa delle cose. In questo caso ha scritto Hello World. Perché? E questo lo impariamo dopo l'intervallo. Perché il mio programma, oltre ad aver caricato dal file fxml questa interfaccia, e mettendo nella scena che poi è stata inserita nello stage, ha fatto sì che venga visualizzata quella stessa interfaccia che abbiamo visto prima, sono andato ad aggiungere dei comportamenti personalizzati agli elementi dell'interfaccia. Quindi, come ho fatto? Chiudiamo la finestra. E di fatto quello che ho detto, e poi dopo lo vediamo con più calma, è al bottone click me ho associato una funzione alla proprietà onAction. Quindi sto dicendo, guarda, tu bottone sei un bottone come tutti gli altri, ma quando viene cliccato la tua azione corrispondente deve chiamare questo metodo che ho chiamato handleButtonAction, lo potevo chiamare come volevo. Questo è un metodo di key di una classe controller, qui in fondo c'è un altro posto semi nascosto, che è indicata qua. Quindi ogni interfaccia
a un suo controller. Ogni controller può avere una serie di metodi che vengono chiamati automaticamente quando succedono certe cose. In questo caso, quando clicco sul bottone, l'azione per definire il bottone è quella di cliccarlo, chiamo questo metodo handleButtonAction. E sta classe controller dov'è? Beh, il file che non abbiamo ancora aperto nel nostro progetto. Mi ha detto che c'erano 4 file. Questo fxml controller contiene la parte, fatemi dire, intelligente, attiva, reattiva della nostra applicazione. Cioè sa cosa bisogna fare. E in particolare contiene il metodo handleButtonAction, che viene chiamato automaticamente dall'applicazione JavaFX tutte le volte che qualcuno preme quel bottone. E lui che cosa fa? Cambia la proprietà text della label, dell'etichetta che era vuota, era invisibile, vi ricordate che c'è il bottone con a fianco l'etichetta invisibile, non era invisibile, era visibile ma non conteneva nulla, conteneva la stringa vuota. La proprietà text di quella di quel nodo label era vuota. Adesso lui gli setta un certo valore. E quindi un'etichetta, una label, che ha una proprietà text, mostra la sua proprietà text. Nel momento in cui io gli cambio il valore di quella proprietà, automaticamente lui aggiorna l'interfaccia. Io non vedo mai l'interfaccia grafica vera e propria, vedo gli oggetti, cioè i nodi della scena, e le loro proprietà. Leggendo e scrivendo, quindi interrogando e modificando le proprietà degli oggetti, la visualizzazione della scena, la finestra, si aggiorna istantaneamente e automaticamente. No, scusate, togliete istantaneamente, automaticamente. Ok? Quindi ho un modello di programmazione abbastanza semplificato, perché ho una serie di oggetti e gioco con le proprietà di questi oggetti. Questi oggetti, in certe condizioni, possono chiamare dei metodi che decido io per fare le cose che decido io. Tutto il resto è predefinito, come si comporta il bottone, come si comporta la finestra quando la apro, la chiudo, la ridimensiono, è già comportamento predefinito. Vuoi nella classe application, vuoi nella classe button, in questo caso, che sa già come comportarsi, e sa già quando chiamare il metodo che gli ho specificato. Questo è un pochino il meccanismo generale. Adesso ci farei un po' di pausa, e dopo proviamo a fare effettivamente noi, a costruire effettivamente noi un'applicazione di questo genere, chiedendo anche il nome e dando il buongiorno alla persona. Facciamo 20 minuti ma precisi, quindi è 34, 35 ricominciamo.